Allora, è difficile aggiungere qualche cosa a questa apertura, è battuta di battuta. Mi voleva soltanto osservare due cose. La prima cosa è l'introduzione col tamburo. Tanti si chiedono come mai sta innovazione. È un'innovazione pratica. A Rossini scontava moltissimo che la sua musica, cioè introduzioni operistiche, non venisse ascoltata dal pubblico, che era indaffarato al caffè, era indaffarato in guardaroba, vestiti, storie, posti, consiglio storico. E ha pensato bene, adesso faccio un bel segnale fortissimo di tamburo, così la gente capisce che comincia qualche cosa. Questo è un punto. L'altro punto è l'uso virtuosistico degli strumenti a fiato, ne parlo spesso di questo fattore, in questo caso non vedo in particolare a dei passaggi che oggi anche con la macchina sono giudicati difficili. Perché Rossini scriveva in maniera difficile, in maniera osè, per così dire, per corno? E la soluzione è facile. Papà Rossini suonava il corno. Voi mi direte, ma che c'entra? C'entra come? Perché Rossini scriveva talmente difficile per un mediocre cornista come il padre che a priori rinunciava di andare a suonare le musiche del figlio e si era levato a scolpaggio. Non poteva dire a papà stai suonando male. Ecco, semplicemente il padre rinunciava a priori di andare a suonare vista la difficoltà. Per quanto riguarda poi il resto, tengo a precisare che la Cazzalarla, nonostante sia popolare e battuta e ribattuta, è una ouverture estremamente difficile per le angolature dei diversi temi, che sono affrontati con, non dico con tempi diversi, ma con fraseggi e modi differenti a seconda degli episodi. Come sentirete voi, si può dire che è tripartita nella sua cosa. Altra ultima cosa, la Casa Ladra, nonostante la storia, che sembrerebbe una storia di farsa, in realtà non è una serie, perché Ninetta, la cameriera, per aver rubato delle cose, è stata addirittura condannata a morte. A quel tempo c'erano dei reati terroristici. Insomma, poi non sto a raccontare la trama, ma comunque non è la trama di un'opera muta, è una trama di un'opera tutto sommato seria, che poteva anche finire tragicamente. Buon ascolto.
Anna.